Ciao D'Alessio, benvenuto, benvenuto in questo nuovo video dove ti porterò con me a fare l'editing di un'immagine con Adobe Lightroom Classic CC. Un'immagine che ho realizzato nel corso del 2022, in particolare nell'uscita alle cascate del Rio Grazia, e otterrò questo risultato partendo da questa immagine iniziale. In questo video ti farò vedere che scelte ho fatto, che strumenti ho utilizzato e soprattutto potrai vedere alcune strade che potevi prendere per gestire soprattutto la color dell'immagine. Insomma, credo possa essere un video interessante che puoi utilizzare per trarre dei spunti nel tuo editing. Non ti faccio perdere ulteriore tempo, andiamo direttamente sul desktop del mio computer e vediamo quello che ho fatto. Siamo qui con questa prima immagine. Cosa andrei a fare qui? Innanzitutto, su queste immagini la prima cosa che faccio è bilanciare correttamente il bianco in modo tale da avere un punto di partenza. Posso farlo in vari modi. In realtà su questa immagine posso utilizzare il campionatore e andare ad esempio qui sull'acqua, potrei prendere questo come riferimento, mi va a bilanciare il bianco. In alternativa, intanto vado a ripristinare, potrei anche utilizzare questo metodo che ho già spiegato in altre occasioni. Vado a ridurre l'esposizione affinché io riesca a vedere sull'istogramma, vedi, le zone più luminose, e vedi che qui c'è una punta di blu che eccede. Quello lì significa che c'è una dominante blu sulle luci che andrebbe neutralizzata. Quando neutralizzi quella, in genere riesci a bilanciare correttamente il bianco. Quindi cosa vado a fare? Con la temperatura colore sul bilanciamento del bianco vado verso destra, vedi che la lineetta blu si accorcia finché vado praticamente a pareggiarla. A questo punto posso anche azzerare l'esposizione ed ecco che avrei la correzione del bilanciamento del bianco prima, dopo. Questo qui è un metodo che può aiutare, io spesso lo utilizzo. Il passaggio successivo è quello di andare ad applicare un automatismo sull'immagine. Applico l'automatismo perché mi dà una prima sistemata alla stessa, vediamo prima dopo, quindi ci può stare senza nessun problema, e vado ad aumentare i valori su texture 10, 10, 10, texture, chiarezza, rimozione, foschia. Questa qui è una procedura standard che io applico su tutte le immagini. Ok. Vedi che ho attivato la visualizzazione delle ombre perché posso poi agire ad esempio sulle ombre, sui neri, per smorzare un pochino quelle zone. Ad esempio qui io andrei con i neri, vedi, a recuperare un pochino, togliere quelle spunte blu che vengono fuori. Mi piace l'automatismo della correzione esposizione, luci, ombre, però vividezza e saturazione preferisco azzerarli, quindi vado a riportare i valori di zero. Potrei anche aumentare un pochino il contrasto, ma solitamente lo lavoro alla fine a questo aspetto. A questo punto io vado a lavorare la color dell'immagine, e in realtà ci sono vari metodi che si possono utilizzare con Adobe Lightroom, dipende un po' da come siamo abituati, qual è la procedura che preferiamo utilizzare. Io ti faccio vedere un po' varie alternative che io potrei applicare su questa immagine. Ad esempio io, quella che andrei a utilizzare io, è la calibrazione. Su calibrazione io riesco a gestire anche i colori, la saturazione dei colori. Ti faccio vedere, vado in calibrazione, vedi che qui posso agire sulla saturazione e tonalità dei tre colori primari, rosso, verde e blu. Cosa andrei a fare io? Tipo sui rossi voglio incentivare un pochino questi rossi, aumento la saturazione dei rossi. Guarda, se vado agli estremi vedi come viene fuori più questa saturazione, quindi aumento un po'. E su tonalità, se vado verso destra tenderà a darmi dei colori più gialli verdi, se vado verso sinistra un po' più rossastri magenta, ed è quello che voglio fare. Quindi vado ad abbassare un pochino questo valore per cominciare a tirar fuori un po' di dettaglio colorato sulle foglie. Guarda, prima e dopo l'intervento è minimo, ma c'è. Si può fare la stessa cosa sui blu, aumentando anche qui la saturazione. Tenderanno ad aumentare la saturazione anche dei rossi, guarda, vedi come salgono e vengono fuori le foglie, specialmente queste arancioni qui in primo piano, quindi vado anche lì a dare un pochino di saturazione. Sulla tonalità, se vado all'opposto, ecco che vengono fuori i colori più arancio delle foglie, hai visto, con la tonalità del blu, è uno strumento molto molto potente. E vedi prima, dopo, come sta cambiando tantissimo l'immagine, oppure
prima dell'intervento su calibrazione e dopo l'intervento della calibrazione, come è molto delicato l'intervento e funziona. Certo è che c'è una dominante verde che magari dà fastidio e qui posso, tramite la saturazione, togliere un po' di dominante verde all'interno dell'immagine, vedi, anche lì. Aumentando, ovviamente aumenta anche la saturazione, ma aumentano i verdi. Tocchiamo un pochino. Questo è un primo metodo che puoi utilizzare per la gestione della color su questa immagine. Te ne faccio vedere un altro che io potrei andare ad applicare, magari anche un po' più semplice di questo. Quindi vado a disattivare la calibrazione. L'altra modalità di intervento che potrei adottare è sfruttare il TSL, tonalità, saturazione, luminosità. Quindi vado ad aprire questo pacchetto con vari pannelli dove si agisce sulla tonalità, saturazione e luminanza dei singoli colori e faccio una cosa che adesso ti faccio vedere. Su saturazione vado solitamente a togliere subito il viola e magenta, proprio lo tolgo, lo porto a zero, perché salvo che non sia un'immagine che prettamente ha delle tonalità magenta, in parte anche questa potrebbe avere queste tonalità, in genere rischio magari con Lightroom specialmente di avere queste dominanti che mi danno un po' fastidio, oppure utilizzando dei filtri neutri, ci sono dei filtri neutri che portano questa dominante leggermente magenta, non si tratta di, cioè si tratta sì anche di filtri buoni, non lo fanno, però specialmente quelli variabili tendono a portarti all'interno dell'immagine questa dominante magenta, quindi la tolgo di principio e vado ad agire sulla tonalità. Sulla tonalità devo agire sulle foglie e sui verdi. Posso agire direttamente qui manualmente, ma posso anche sfruttare, e lo sfrutto spesso e volentieri, il campionatore. Clicco qui, abbasso, quindi vado verso gli arancio. Vedi come vengono fuori i colori un po' più magenta. Tiro fuori i colori delle foglie che magari in questo contesto, in ombra, eccetera, si facevano fatica a vedere. Vado allo stesso modo sui verdi, che in realtà va a toccare i giallo-verdi, anche lì vado verso sinistra e prendo un po' di colorazione, qui per proprio vederlo, guarda, prima, dopo, come è incisivo il colore. Vedi che il rosso non è stato toccato, qui vado a toccarlo a mano perché questo può darmi una mano. Questo è un altro metodo che puoi adottare, dopo magari se vedo che è un po' esagerato agisco con manualmente sui singoli slider, ma già questo, prima, dopo, mi ha migliorato tantissimo l'immagine. Altro metodo, o comunque altra soluzione che puoi implementare nella gestione di questa color dell'immagine, è sfruttare il color grading, uno degli ultimi strumenti introdotti su Adobe Lightroom. Quindi quello che vado a fare è resettare tonalità e andiamo a vedere color grading. Color grading, ovviamente vado a dare delle dominanti su tre ambiti specifici: le ombre, le luci, i mezzi toni. Potrei lavorare sui mezzi toni oppure lavorare sul globale, ma io preferisco lavorare sulle ombre e sulle luci. Quindi agisco, vado con i tre, con le tre wheels, le tre ruote, vado sulle ombre, vado qui, gli do una dominante leggermente arancio, quella qua. Dopo potrò decidere quanto saturare, ma un pochino, eccola là. E vado sulle luci, anche qui gli do una dominante un po' arancio. Ok, dopo potrò comunque ritoccarlo un pochino. E anche qui, vedi, c'è un intervento che magari va ad unirsi a un intervento su tonalità, saturazione e luminanza, oppure va ad intervenire su calibrazione, decidiamo. Saturazione, sono rimasti a zero, perfetto. Su tonalità, ecco che adesso potrei fare manualmente, vedi, portare un po' questi valori. Dopo vado ad unire questi due interventi, immagine iniziale, immagine finale. Così dal punto di vista della color magari troviamo un compromesso che ci piace, una tecnica che ci piace. Adesso si tratta solo di lavorare su quello che è l'esposizione e dare un po' di concretezza all'immagine con dei contrasti interessanti, e questo si fa ovviamente attraverso il pannello base e attraverso l'utilizzo delle mascherature. Su questo qui intervento di base, l'immagine secondo me è un po' troppo chiara, quindi prendo le luci, le riduco ancora un po', specie qui sulla zona della cascata, vedi che
sono un po' troppo luminose, vado ad abbassarle un pochino, anche i bianchi magari, ecco, un po'. E dopo guarda cosa faccio. Io vado ad impostare, qui sul navigatore, sono sul metodo adatta, vado ad impostare come altro ingrandimento un 25-12%, mettiamo 12%. Perché? Perché la guardo così piccola. Guardarla così piccola ti permette di avere davanti agli occhi una visione d'insieme che magari con una visione più grande ti fa perdere dei riferimenti, ti fa non ti fa notare alcuni magari difetti sull'immagine. Invece guardandola un po' più così in piccolo, che a fine è quello che magari è l'impatto che hanno le persone quando guardano un portfolio online, è una bella tecnica per abituarsi ad identificare qualcosa che non va sull'immagine. Torniamo alle dimensioni più grandi e adesso inizio con la mascheratura. Il primo intervento di mascheratura che faccio è creare una vignettatura. Potrai crearla attraverso la funzione effetti che c'è su Adobe Lightroom, eccola qui, ma in realtà non hai un gran controllo perché parte dal centro, puoi regolare il punto intermedio, ma non va bene, io voglio magari spostarla da un punto all'altro, quindi vado a resettare la vignettatura fatta con lo strumento di Adobe Lightroom e lavoro con le mascherature. Andiamo in mascheratura, prendo lo strumento sfumatura radiale ed ecco cosa faccio. Gli dico lavoro al contrario in sostanza, perché individuo la zona che vorrei rendere magari un po' più luminosa, che è questa qui, dopo adatto la vignettatura, questa mascheratura radiale. Però voglio che vada a colpire l'esterno, quindi su sfumatura radiale inverti. Ottimo, vado a ridurla, poi farò le dovute correzioni. E cosa vado a fare qui sugli interventi? Sugli interventi intanto sposto le maschere qui in alto per avere un po' più di spazio. Chiudiamo anche l'istogramma. Ecco cosa faccio. Andrei ad abbassare l'esposizione. Voilà, vado ad abbassarla. Vedi che diventa più drammatica l'immagine ed è questo quello che voglio nella mia foto, renderla un po' più drammatica. Però se esageri diventa un po' troppo scura. Tra l'altro vedi, ho ancora attiva la funzione che mi mostra dove ci sono dei punti troppo sottoesposti e compaiono questi punti. In realtà c'è anche qui un metodo, vado ad abbassare l'esposizione ma poi intervengo sul contrasto e lo porto praticamente a meno 100. Questo vedi il contrasto a meno 100 come va a recuperare dettaglio sulle zone in ombra, quindi abbasso un po', ovviamente posso agire sulle ombre per, voilà, recuperare un pochino lì ai lati, ma il grosso andremo a farlo tornando qui sugli interventi di base, dove potrò con le ombre o con i neri lì, recuperare quella parte che era stata un po' persa. Ok, ovviamente non è finita qua, perché ok, ho creato la mia maschera vignettatura, vediamo l'istogramma un po', è un po' scuretto, posso, ecco, fare dei micro interventi di ritocco innanzitutto per schiarire magari un po' l'immagine, ma con un po' di attenzione soprattutto sulla parte centrale dove c'è questa cascata, perché lì c'è il rischio magari di sovraesporre e creare delle zone bruciate, quindi attenzione a quel punto. Infatti tengo sempre controllata le luci e le ombre. Ok, vado magari, ecco qua, a schiarire un po' ombre, un po' di più, un po' di neri. Ok, e torno all'interno delle mascherature e vado a creare un'altra mascheratura dove lavorerò adesso con dei pennelli per schiarire delle zone. Quindi vado qui, pennello, regolo le dimensioni del pennello, lavoro con un flusso molto basso, 30%, in modo da poter dare dei passaggi più incisivi su delle parti, un po' meno sulle altre, ed inizio applicando un valore di ombre a più 50 e circa esposizione, diamo un mezzo stop. In questo modo io potrò vedere cosa sto facendo. Inizio da qui, clicco, ok, andiamo a vedere l'intervento prima o dopo. Prima, dopo, leggero, ovviamente sto lavorando con un flusso molto basso e quindi inizio a passare sulle zone che voglio schiarire un pochino. Ok, posso adesso anche lavorare nuovamente sull'esposizione per tirar fuori un po' di dettaglio. Ok, qui, bene, ok, qui sta zona delle foglie in primo piano faccio in modo che venga fuori un po' di più, prima, dopo, vedi sta zona in primo piano. Andiamo a vedere la mascheratura, vedi in queste parti, anche qui do qualche tocco, direi che ci siamo, qua e in questa zona.
vediamo prima, dopo. Continuo qui a dare un po' di passaggio sulle rocce. Direi che così può anche andarvi bene. Do qualche colpetto qui, anche qua un po' al centro, dare dei passaggi per farne fuori un po' di più queste rocce e questi colori molto molto belli. Su questa mascheratura che vado a fare vado anche su chiarezza o riduzione foschia, vediamo se gli dà, ecco, se gli dà un po' di carattere e anche texture, tiriamo fuori un po' di texture in quelle parti. Faccio la stessa cosa anche sulla parte qui centrale, vedi che posso anche poi riadattare l'intervento della mascheratura Elisse, sfumatura radiale, ok, e anche qui ci vado a dare un po' di chiarezza. Vediamo se riduzione foschia è eccessivamente invasivo, no, ci potrebbe anche stare bene. Ok, esco da tutte le mascherature, vediamo prima, dopo, interessante. Lavoro colpetti finali come sempre col 12% e magari vado ad aumentare un po' il contrasto, guarda come viene fuori, voilà. E posso anche ovviamente con l'esposizione compensare eventuali necessità. Qui in alto continuo a vedere un po' di zona troppo scura, quindi torno all'interno della mascheratura della funzione sfumatura radiale e magari vado a togliere un po' di incisività sui bordi, vediamo luci, ok, bene, direi che come intervento io sono a posto, prima, dopo. Andiamo a fare sui dettagli un'applicazione di dettaglio, 0,6 come raggio, questo qua aumento a piacere, fin tanto che secondo me, vediamo, questo qui è un riferimento, fin tanto che tiro fuori della nitidezza buona, perfetto, grandioso. Questa è l'immagine che io andrei a realizzare, magari potrei gestire un po' di più la color sull'acqua perché non mi piace tanto. Come posso fare con l'intervento qui sulla cascata? Torno sulla mascheratura, creo una nuova maschera, ma vado a utilizzare la funzione oggetti. Quindi con la funzione oggetti io adesso dovrò spennellare sulla parte e lasciare che Lightroom individui da solo qual è la parte ideale da selezionare. Infatti guarda, passo qui e vediamo se Lightroom è in grado di capire che io voglio la cascata con l'acqua. Vediamo. Voilà, perfetto, direi molto molto potente questo strumento di Adobe Lightroom. E qui vado a lavorare con la temperatura ovviamente e posso, vedi, scaldare un po' oppure raffreddarla, decido io come voglio agire. Magari ecco, la scaldo un pochino, posso anche toglierci un po' di esposizione luci, aumento il contrasto, insomma posso fare degli interventi per migliorare questa parte dell'immagine. Prima, dopo, guarda, interventi minimi ma ci stanno alla grande, ok? Immagine prima, immagine finale, ecco come vado a gestire il tutto. Da qui in avanti ovviamente ho a disposizione ancora tanti altri ritocchi che posso fare, ad esempio se voglio caricare un po' più l'immagine con i colori posso ancora lavorare con vividezza, posso ancora lavorare con saturazione, posso ritornare sui miei passi lavorando su TSL colori, quindi la tonalità, posso insistere un altro po', vedi, per tirar fuori ancora più arancio dalla situazione. Dipende un po' quello che voglio ottenere con questa immagine, con i colori, dipende anche un po' com'ero in quella situazione, perché certo tu potresti dirmi vabbè, c'è una grande differenza da come hai fatto la foto a qual è il risultato finale, ma in realtà magari quando ero lì non era tanto questa la situazione, era più questa. Ma come dico spesso, non è che per forza noi dobbiamo rappresentare la realtà, magari c'è anche il piacere di realizzare un qualcosa di bello esteticamente che ci piace. Qui sta a noi decidere, non entro nel merito, giusto o sbagliato, ognuno ha le sue opinioni. E niente, si tratta di fare questa tipologia di scelte e saper come intervenire per migliorare la tua immagine. Ed eccoci alla fine anche di questo video, è stato lungo lo so, ma in realtà poi dal lato pratico ci si mette veramente molto meno tempo e molto veloce
l'editing in un'immagine di questo tipo. È molto più lunga la spiegazione che ho portato, ma dopo farla, quando è un metodo, è veramente veloce. Spero ti sia stato utile, ti abbia portato qualche spunto di interesse, qualche idea per l'editing delle tue immagini. Fammelo sapere andando qui sotto nei commenti, lasciandomi il tuo punto di vista, il tuo feedback, e se il video ti è piaciuto, ovviamente ricordati di mettere un like per sostenere il mio progetto. Io ti ringrazio ancora una volta di avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio!